Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video un po' diverso dal solito. Seguendo Goodreads scopriremo quali sono state le letture fatte fino adesso, quindi nel corso degli anni, top e flop, secondo le valutazioni appunto di Goodreads e scopriremo se anch'io sono d'accordo con la valutazione media che hanno questi libri. Allora, quindi vado ad aprire intanto l'applicazione sul telefono. Vorrei partire intanto dai flop. Ho scelto di parlarvi di 10 flop e 10 top, quindi i 10 libri valutati con la valutazione più alta e 10 libri con la valutazione più bassa. Da queste liste però toglierò tutti i vari libri da consultazione, come ad esempio manuali. Sono estetista, quindi ho molti manuali appunto sull'estetica che non sono veri e propri libri da leggere, quindi toglierò quelli e toglierò anche i libri invece un po' più politici perché in questo spazio non voglio assolutamente parlare di politica, non mi interessa da quale parte politicamente state, è solo uno spazio per passare del tempo in maniera piacevole e rilassante, quindi per evitare discussioni, quei libri non saranno nominati. Allora, il libro con la valutazione più bassa, secondo appunto Goodreads, è La ballata delle prugne secche, che ha 2,73 stelline di media, e io l'ho letto questo libro tantissimi anni fa, veramente tantissimi, non ricordo neanche bene di che cosa parli questo libro, però io ho dato 4 stelle, quindi è un voto abbastanza alto e devo dire però che al tempo leggevo un pochino meno e ero più buona anche nelle valutazioni. Ho ancora questo libro, non so, dovrei magari rileggerlo, che tanto non ho tempo e non lo farò mai. Comunque io ho dato 4 stelle. Alla seconda posizione, quindi il secondo libro più brutto, con la media di 2,94 stelline, è La fine del mondo storto di Mauro Corona. Non potrei essere più d'accordo, anzi, io ho dato una stella perché non potevo dare di meno, ecco. È un libro che ho venduto perché io i libri, quando non mi piacciono, li do via. Anche qua non mi ricordo bene la trama, mi ricordo forse era un distopico, però mi ricordo che era stato di una noia mortale, un tedio pazzesco e mi ricordo che non c'era praticamente neanche un dialogo. L'ho finito, non so come, ma veramente per me è stata una lettura terribile. Ho dato una stellina, ma contiamo anche mezza stella. Il terzo libro più brutto, secondo sempre l'applicazione, è Olivia, ovvero La lista dei sogni possibili di Paola Calvetti. Allora, io questo libro l'avevo preso attirata dalla copertina. Appunto, ha una media di 2,95, io ho dato una stella e l'ho abbandonato. Vi dico questo perché sono andata a vedere anche su Anobi e lì risultava che io l'avessi abbandonato, perché questo libro io non ho memoria di aver mai iniziato questo libro. Mi ricordo che ce l'avevo, non ce l'ho più, quindi evidentemente è vero che l'ho abbandonato. Non mi ricordo proprio neanche di averlo iniziato, figuriamoci, comunque ci sarà un motivo se ha delle valutazioni così basse. Tra l'altro ha 292 valutazioni, non sono pochissimissime e la media è veramente molto bassa. Il quarto libro invece è Quando Buddha non era ancora Buddha, di Ditte Bandini, una media di 3 stelline, che comunque dalle 3 stelline in su secondo me non è un bruttissimissimo voto. Io ho dato una stella, era mi sembra una raccolta di racconti, tutti questi libri li ho letti tanti anni fa, quindi non mi ricordo bene, però mi ricordo che era una raccolta di racconti e che non mi aveva entusiasmato particolarmente. Infatti l'ho venduto. Io ho dei problemi con i libri, con le raccolte di racconti, e questo l'ho trovato anche un pochino noiosetto, quindi no. Il quinto libro è Dog Sitter, con una media di 3,07 stelline, io ho dato 5 stelle. Era un romanzo molto leggero, non avevo grandi aspettative. E devo dire però che a me era piaciuto, cioè mi ricordo di averlo letto, anche se non ricordo bene la trama, di averlo letto però molto velocemente e di aver passato bene il tempo, quindi ho dato una valutazione altissima perché ho dato 5 stelle. Il prossimo libro, che è il sesto,
sto andando in ordine crescente dal più brutto al meno brutto, ma sempre nella categoria brutti, è Come donna innamorata di Marco Sant'Agata. Allora, io questo libro l'avevo preso quando facevo le scuole serali perché mi serviva un approfondimento su Dante e questo ha una media di 3,707 stelline. Io ho dato 4 stelle, mi è piaciuto molto. Racconta la vita di Dante, una vita leggermente romanzata però, ma comunque abbastanza veritiera. Mi è piaciuto, molto scorrevole, mi ha aiutato molto anche per i compiti che poi ho fatto a scuola, ho preso anche dei voti molto alti e io questo in realtà lo consiglio, soprattutto se vi serve per studio alle superiori e a me è piaciuto. Poi il settimo nella classifica dei più brutti è Nonni di Tonio Vinci, con una media di 3,13 stelline, la mia valutazione è 2 stelline. È un graphic novel che non mi ha fatto impazzire, l'avevo preso perché su YouTube avevo visto delle recensioni positive, a me non è piaciuto granché, ho trovato che la storia fosse un pochino troppo sbrigativa e non mi ha lasciato granché. È la storia di questo signore che perde, di questo signore anziano che perde sua moglie e dopo un po' riesce a entrare in un circolo di anziani e si riattiva un po' la sua vita sociale e anche quella sessuale, ma non mi è piaciuto. Al posizione numero 8 ho letto I biscotti con una media di 3,14 stelline, valutazione mia 4 stelle. Allora, questo anche questo ho letto 100.000 anni fa. È la storia, un romanzo, un romance. La protagonista è incinta, ha però dei problemi e quindi è costretta a stare a letto per il resto della gravidanza. E devo dire che anche se non mi ha fatto impazzire, probabilmente ora 4 stelle non gliele darei più, però ricordo che l'ho letto con piacere, mi ricordo che non è stata una brutta lettura, ecco. Al nono posto lo rifarei di Kamila Razanovic, la ragazza quella che faceva anche su MTV, presentava alcuni programmi. Media 3,18 stelline, io ne ho date 4 e mi è piaciuto tantissimo. È la storia, appunto, la biografia di Kamila. E a me è piaciuta molto, una storia particolare che non mi aspettavo, molto interessante, anche pesante in alcune parti. Si legge molto bene, molto scorrevole, ve lo consiglio perché a me in realtà è piaciuto moltissimo. È veramente un bel libro. E tra l'altro, dopo aver letto questo, ho comprato anche altri libri di lei e mi sono piaciuti tutti. Secondo me è una brava scrittrice. Al decimo posto, quindi il meno brutto dei brutti, Un sogno tra i fiocchi di neve di Corina Boman, con una media di 3,19 stelline. Io ho dato 4 stelline, mi è piaciuto. Una storia, un romance molto leggero, ambientato nel periodo natalizio. Questa ragazza che deve riuscire ad arrivare a casa della sua famiglia per trascorrere le vacanze di Natale e che però durante il viaggio trova mille imprevisti e fa mille incontri e a me devo dire che mi è piaciuto. Tra l'altro ve l'avevo anche consigliato in un video su libri di Natale, mi sembra. Ok, passiamo adesso ai 10 libri valutati con la valutazione più alta sempre su Goodreads. Io non vi sto più a ripetere questo nome, tanto l'applicazione è quella e io la pronuncio malissimo. Allora, in realtà c'è un bonus tra questi 10 libri, quindi sono 11, perché il primo libro con una media di 5 stelle, valutato da me con 5 stelle, è S. de Reset, L'incubo continua di Donatella Tamburini. È l'ultimo, mi sembra, l'ultimo uscito della saga, sarebbe poi il penultimo. Vi dico che questo è un bonus perché c'è solo la mia valutazione. Quindi vi dico anche a voi, se leggete libri, soprattutto di autori emergenti o piccole case editrici, lasciate una recensione perché aiutate moltissimo. A me è piaciuto tanto, è il più bello secondo me della saga e è un distopico. Però ho visto su Amazon che comunque, anche se ha poche recensioni, sono tutte molto alte, 4-5 stelline. Quindi passiamo al primo vero libro, al primo posto, quindi il libro più bello, che è Endless, L'ultimo incontro di Elisa Cavalli. Lei non ci crederà mai perché questo libro a lei non piace particolarmente, anche se l'ha scritto lei, è il suo romanzo di esordio. È valutato a una media di 4,87
82 stelline, io l'ho valutata 5. Questo è il primo di una saga ed è un fantasy romance che a me è piaciuto moltissimo. Ve ne ho parlato già nell'ultimo wrap-up e ve ne parlerò meglio poi in un video specifico. A me è piaciuto veramente tanto, ha una scrittura, Elisa, che è veramente molto scorrevole e ha delle trame, per quanto mi riguarda, originali, e con il fantasy non è semplice, secondo me, trovare una storia veramente originale, una storia mai sentita, è veramente difficile e secondo me Elisa ci è riuscita e questo libro a me è piaciuto molto, nonostante a me le storie d'amore molto sdolcinate all'interno dei libri non piacciono, questa mi è piaciuta molto. Quindi ve lo straconsiglio e vi consiglio anche di leggere Lunaris, che è l'ultimo suo libro uscito, che ancora su Goodreads non c'è, ma da quello che ho visto ha ricevuto solo recensioni super super positive. Quello è veramente bellissimo, anche quello è il primo di una saga e credo me lo prenderò poi in cartaceo e anche quello ve ne parlerò nel prossimo wrap-up, ma lo inserirò poi anche in un video specifico. Quindi il primissimo è quello di Elisa. Il secondo libro, con una media di 4,80 stelline, io ne ho date 4, è Nadir di Antonella Rossi. Anche questo mi è piaciuto molto, è un romanzo particolare perché a tratti si fonde con ha delle caratteristiche secondo me misteri e paranormali. È una storia anche qua molto originale e molto particolare, dove la protagonista è una ragazza che studia biologia e lavora in un ospedale di genetica. Lei è stata adottata e fa un test per scoprire le sue origini e appunto scoprire un po' di più della sua storia. Veramente un libro molto interessante, ma ve ne parlerò nel wrap-up di luglio, che uscirà a fine mese. Comunque io ho dato 4 stelle, qua ne ha una media di 4,80, quindi rispecchia comunque anche la mia valutazione. Al terzo posto, con una media di 4,75 stelline, abbiamo Il giuramento dell'imperatore, anche qua il primo di una saga, di Alexander Ackerman. Io ho dato 5 stelline, è uno dei miei libri preferiti, e anche lui secondo me, come Elisa, ha una scrittura molto coinvolgente, molto fluida e una trama super interessante, originale e particolare. Qua siamo più sul dark fantasy barra horror, anche se in alcuni momenti, soprattutto nella prima parte del libro, secondo me è molto dolce, nonostante sia dark. Comunque è un bellissimo libro che io poi ho comprato in cartaceo, ma ve ne ho parlato veramente tantissime volte, ho fatto anche proprio un focus su questo libro e ve lo lascio tra le schede. Al quarto posto abbiamo The Guardians, la chiave di Aramis di LMP, con una media di 4,70 stelline, io ne ho date 5, anche qua mi è piaciuto moltissimo, l'ho acquistato dopo averlo letto in ebook. Un libro proprio bello esteticamente, ma bella anche la storia, originale, bellissimi personaggi, abbiamo anche delle tematiche LGBT, originale in tutto e anche di questo vi ho fatto il focus, non mi ricordo se insieme al giuramento dell'imperatore, comunque ve lo lascio anche quello tra le schede, un libro molto molto bello. Al quinto posto invece, con una media di 4,68 stelline, io ho dato 5 stelle, La leggenda dei Nederdi di Roberta Fierro. È il primo di una trilogia, io li ho letti entrambi, mi sono piaciuti entrambi. È anche qua un fantasy, ve ne ho già parlato anche di questo. Scrittura scorrevole, abbiamo qua gli arcangeli, una storia molto coinvolgente, anche qua l'ho trovata originale, sono libri che si leggono velocemente, anche Roberto ha una scrittura super fluida e te leggi e non ti rendi conto di essere quasi arrivato alla fine del libro. Comunque di tutti questi libri ve ne ho parlato nei vari wrap-up, li trovate, ve li metto tutti tra le schede oppure giù nell'info box. Poi al sesto posto abbiamo Soleil Blu, con una media di 4,67 stelline, io ho dato 4 stelline. Mi è piaciuto molto, qua siamo in un romanzo di avventura dove i protagonisti sono pirati, molto bello se amate il genere, a me è piaciuto molto, anche qua mi sembra sia il primo di una trilogia. È una storia che veramente ti immerge nel mondo dei pirati,
Molto carina, e anche qua vedo che sta ricevendo delle recensioni molto positive. Credo che sia il romanzo d'esordio dell'autrice, ma non vorrei sbagliarmi. Poi, altro libro con una media di 4,65 stelline, io ne ho date 5, è in realtà un racconto ed è La bambina e il Puck di Viviana Versolaso, un racconto che a me è piaciuto moltissimo. Sapete che io non amo particolarmente racconti, cioè li leggo, però è difficile che io riesca a dare 5 stelle. In questo caso mi è risultato facilissimo perché è un racconto intanto con delle caratteristiche dei miti norreni, quindi un po' particolare. È un racconto scritto benissimo con dei personaggi che ti prendono il cuore, appunto, soprattutto la bambina. Mi ha fatto provare in 70 pagine, mi sembra, tantissime emozioni diverse e quindi è per questo che io ho dato 5 stelle. Veramente molto carino e ve lo straconsiglio, mi è piaciuto molto. All'ottavo posto, strano ma vero, credo che sia l'unico, sì, l'unico libro che non è di un autore emergente. Sembra poi che io legga libri praticamente quasi sconosciuti, in realtà ne ho letti tanti che sono famosissimi, ma non sono nella top 10. Allora, comunque, all'ottavo posto, con una media di 4,59 stelle, io ne ho date 5, abbiamo L'erbario delle fate di Benjamin Lacombe. Io adoro questo illustratore, secondo me è il migliore che c'è. Vorrei avere tutti i libri di lui, ma in realtà io ho solo questo e Biancaneve. Questo è bellissimo, è un libro illustrato fantastico, di quelli proprio da collezione, delle illustrazioni formidabili. Ho dato 5 stelle non tanto per la storia, neanche me la ricordo, ma proprio per la bellezza del libro e delle immagini, sono stupendi. Ultimo al decimo posto, con una media di 4,52 stelle, io ne ho date 5, Le streghe di Mon Valley di Amanda Fall. Anche di questo ve ne ho parlato in vari video, sia nel wrap up sia nel focus sugli autori emergenti. È un dark fantasy, urban fantasy, dove le protagoniste sono delle streghe. Quindi proprio il mio amore. Un racconto che mi è piaciuto tantissimo. L'autrice, questo è il suo romanzo di esordio, non sembra assolutamente. L'ho acquistato su IBS per caso, ma veramente molto bello. La descrizione della cittadina è formidabile. Mi sono piaciuti i personaggi, mi è piaciuta la storia che ho trovato originale, tutti i vari intrecci che ci sono, e mi sono piaciute anche queste sfumature dark, molto dark, che non mi aspettavo assolutamente quando ho acquistato il libro, quindi anche questo ve lo straconsiglio perché è veramente molto bello. È un bel mattone perché sono tipo più di 500 pagine, mi sembra, ma a me è piaciuto tantissimo. Io l'ho letto in pochissimi giorni, tipo 2 giorni, 3 giorni. E niente, quindi questi sono stati i miei 10 migliori libri e 10 peggiori libri valutati su Goodreads. Diciamo che più o meno sono andata di pari passo con lui. Mi sono trovata abbastanza d'accordo con i libri con le valutazioni più alte, ho avuto qualcosa da ridire su quelle più basse, ma comunque siamo abbastanza in linea. Fatemi sapere se voi avete letto questi libri. E quante stelline avete dato? Qual è stata la vostra valutazione? Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!